Ormai tutti conosciamo la qualità dei progetti che vengono realizzati ai musei di San Domenico e bisogna dire che anche 800, la mostra in corso che si chiuderà il 19 giugno, sicuramente non ha deluso le aspettative. È un percorso davvero avvincente con opere di incredibile bellezza e spesso anche grandezza, sia in senso figurato che reale, perché sono davvero delle opere di grande dimensione. Un percorso che cerca di mettere un punto fermo sull'Ottocento italiano, ricostruendo attraverso la pittura e la scultura soprattutto quei fatidici 60 anni che separano l'unità d'Italia dallo scoppio della Grande Guerra. È una mostra davvero grandiosa, ospita ben 150 opere con 94 artisti, fra cui alcuni molto conosciuti come Aiz, Fattori, Segantini, Boccioni, Balla, Medardo Rosso, ma anche tanti altri molto meno noti, ma non per questo meno interessanti. Purtroppo spesso il tempo fa cadere nel dimenticatoio delle figure che invece meriterebbero tutt'altra sorte, ma anche per questo bisogna dare atto ai curatori, che sicuramente non hanno fatto una scelta popolare, per così dire. Ogni opera ha un suo preciso perché all'interno di questo percorso, che ci mostra quindi come l'arte di quel periodo non sia stato solo uno strumento celebrativo e in qualche modo anche un sistema per diffondere il patrimonio, il nostro patrimonio artistico e naturalistico, che già nell'Ottocento cominciava a trasformarsi e forse ad insinuare nella mente di qualcuno l'idea di una necessaria salvaguardia. Un secolo quindi a cavallo sicuramente tra tradizione e modernità, e quindi che nasconde molte divisioni e contrasti, ma anche però capace di avere uno spirito nazionale, pur nella diversità e negli usi e costumi locali affascinanti, ma estremamente spesso lontani gli uni dagli altri. La mostra comincia proprio con Aiz, protagonista assoluto del romanticismo a Milano prima dell'Unità d'Italia, e con la pittura di storia, che divenne davvero un incredibile strumento per la creazione di questo sentimento nazionale, idealizzando questo passato comune e mitizzandone l'identità. Troviamo subito una serie di affascinanti dipinti monumentali che tentano di creare quel linguaggio nazional popolare che poi nel secolo successivo si sarebbe trasferito anche nel linguaggio cinematografico. Bella e molto interessante è sicuramente anche la sezione dedicata ai protagonisti di quel secolo, ritratti sicuramente prendendo le mosse da quelli di Aiz, che sono ormai dei veri e propri modelli. E quindi incontriamo così i vari regnanti, gli eroi, i letterati, i musicisti, tutti quei personaggi che sono riusciti in qualche modo a unire il pubblico dell'epoca intorno a cause comuni e a temi davvero universali. Durante le guerre di indipendenza invece la pittura storica sembra un po' cambiare registro, e gli artisti provenienti tutti da diverse regioni con stili e modi diversi e lontani gli uni dagli altri diventano in qualche modo testimoni più che degli eventi bellici, proprio dei sentimenti dei protagonisti di quelle battaglie, spesso delusi dai comportamenti della politica, e addirittura in certe occasioni diventa vera e propria denuncia degli orrori della guerra, come vediamo che accade ad esempio in Fattori. Dall'880 la denuncia sociale si diffonde notevolmente dalla letteratura a tutto l'ambito visivo, quindi vediamo in maniera chiara e totalmente realistica le terribili condizioni dei contadini, della vita dei campi da un lato, e tutte le problematiche delle città moderne e industriali dall'altro, fino ad arrivare alla grande depressione economica alla fine di quel decennio, che rende tutto ancora più difficile e drammatico, e che scatena fenomeni come l'immigrazione, il lavoro minorile. Però sempre sullo sfondo di tutto questo c'è l'incredibile bellezza del paesaggio italiano. Quasi in contrapposizione a tutto questo che abbiamo visto finora, prende piede sempre di più anche una certa pittura di evasione, se così la vogliamo chiamare. Era il ritratto della borghesia, del mondo intellettuale, che in qualche modo interpreta i piaceri della vita moderna. I viaggi, le vacanze, il teatro, i caffè diventano protagonisti di un Ottocento mondano e, se vogliamo, anche un po' frivolo, che faceva però la fortuna di artisti richiestissimi come ad esempio Vittorio Corcos. Ovviamente grande protagonista del ritratto è la donna,
finalmente emancipata e consapevole della sua femminilità. Troviamo in queste opere una donna davvero moderna, quasi glamour, così bella e affascinante come abbiamo imparato a conoscerla per esempio nei tratti molto veloci di Boldini. L'Ottocento termina con Segantini e Michetti che ci riportano ancora una volta alla semplicità, al mondo contadino, ai paesaggi appenninici e la rappresentazione di un'Italia in cui tutti possono riconoscersi, ma è anche una vera e propria rivoluzione estetica che supera il naturalismo e riporta l'arte italiana finalmente a livelli europei. Ottocento è davvero un bel viaggio nel tempo e nello spazio, in diversi generi e in diverse emozioni. Una mostra densa, affascinante, che vale sicuramente un viaggio a Forlì per riscoprire quell'arte, quelle immagini che in qualche modo fanno parte della nostra storia e che, volente o nolente, tutti ci portiamo dentro e ci porteremo sempre dentro.